Grazie Presidente. Questa è una proposta che è stata analizzata approfonditamente durante una commissione patrimonio, durante la quale la maggioranza l'ha bocciata per varie motivazioni, appunto espresse in commissione, intanto incassa i pareri negativi sia della ragioneria che del Dipartimento Risorse Economiche. Quest'ultimo in particolare scrive addirittura due pagine circa di contrarietà, insomma, a questa delibera, precisando tutta una serie di problematiche dal punto di vista delle risorse economiche, proprio perché non è ben specificato quali interventi, in che misura e attraverso quali risorse poi si possano fare, dare degli sgravi a livello economico ai cittadini. Inoltre, anche come tematica, va a toccare ambiti di competenze molto diversificate all'interno dell'amministrazione di Roma Capitale, quindi si tratta appunto sia di aree che di immobili. Di conseguenza, pur appoggiando lo spirito della partecipazione che vuole far emergere attraverso questa proposta, tuttavia il Movimento 5 Stelle non può approvarla, proprio per tutta una serie di carenze che mostra irrisolte. Sul tema della partecipazione noi ci impegneremo ad affrontarlo anche in Commissione Patrimonio e successivamente col coinvolgimento della Commissione Bilancio, qualora andremo a toccare anche temi che riguardino appunto il baratto amministrativo. Cercando di attuare un percorso che sia autonomo rispetto a tutti gli altri ambiti di competenza, aree verdi, strade, eccetera. Quindi si cercherà sul tema della partecipazione, almeno in ambito patrimoniale, che è l'ambito che compete a me in qualità di Presidente della Commissione Patrimonio, lo si cercherà di affrontare, anzi lo si affronterà in maniera peculiare rispetto al tema della partecipazione. Grazie.